Venghi Cristina, venghi sì, Cristina. Sì, no, mi sono distratto un momento. Buongiorno. Pensando... Buongiorno, scusate, che maleducata. Buongiorno a tutti, cari Golden Chef. Ilenia, ho scoperto, visto che oggi parleremo di focaccia, sì, che la focaccia è più antica della pizza. Certo, perché... possiamo già dirlo, veniva sfruttata il riscaldamento del forno prima appunto di cuocere poi il pane, ecco, perché non aveva bisogno di una temperatura troppo alta per sì, cuocere, e quindi ottimizzavano questo tempo morto in attesa che la temperatura arrivasse al massimo. Le sa tutte, le sa. Bravissima. E insomma, due ricette comunque. Due oggi ricette, partiremo sì, con la focaccia barese con sella di Mastro Dante. Poi vi spiegheremo, ecco, questa scelta. Però tu devi ringraziare tuo figlio che ma ti ringraziamo sta dopo. Ti sta insegnando i tagli di alcune parti degli animali. Qualche eccellenza appunto, esatto, del territorio italiano. E quindi dal salato poi passeremo alla seconda ricetta di Due Chiacchiere in Cucina oggi, che sarà dolce. No. Amara. Che sarà cruda, che sarà speziata, perché parleremo di pollo. Ah, pensa un po', l'ho visto prima, l'ho scambiato per la coscia del coniglio. Pollo? Pollo. Benissimo. Semplicissimo pollo. Come si pollo chiama tuo figlio che ti sta insegnando le parti degli Andrea animali? Andrea, ho bisogno di un corso accelerato, l'ho scambiato per un coniglio. Noi ci troveremo tra poco, non prima di avervi detto, non dovete mai preoccuparvi con Ilenia o con me di perdervi per strada degli ingredienti, perché... In quel momento, mentre guardate la puntata, basterà andare su www.settegoldtelepadova.tv e troverete non solo gli ingredienti tutti, ma anche quella che è la procedura per preparare i due piatti. Esattamente, poi ci sarà anche il contributo appunto di YouTube, dove esatto, potrete vedere proprio come si cucinano. Sì. Però avere la lista, la ricetta scritta, potete stamparvele tutte e farvi un mini libro con tutte tante... Ci ha riempite sì, praticamente una risma fate, di carta. Lo fate rilegare, ci fate i cuoricini, lo plastificate, schifate. Grazie Ilenia per averci insegnato a scoprire le eccellenze del territorio e della stagione. Ascolta adesso, visto che abbiamo appunto il tempo della... No, sì, abbiamo il tempo della pubblicità. Sì. Volevo girare sì, e volevo fare una partita di scala 40. Io donna di cuori. Ma no, esatto, perché devo resta dire... Così grazie, tu. No, scusate le spalle, non è molto educato. Devo ringraziare Grespi Abbigliamento, perché ci dà modo insomma di entrare nella nuova stagione con un po' di simpatia e di allegria. Facciamo scala 40, tanto ti batto, andiamo sì, però, in pubblicità. Scala comanda colore alla fine. Che c'è? No, strega comanda colore. No, ma scala. I fornelli sono quasi caldi. Anche se non li utilizzeremo, esatto, per la prima ricetta. No, è un modo di dire, no? Perché siamo... Il forno è caldo? Il forno è caldissimo e naturalmente il coniglio ci sta aspettando, no? Che è pollo. Che è pollo. Però, come prima ricetta, parleremo di questa meravigliosa focaccia barese con la sella di Mastro Dante. A me ha fatto venire in mente questa roba. Ok. 200 g di farina 00, partiremo da lì, poi 400 g di farina di semola, 400 g di acqua, 20 g di lievito di birra, una patata di circa un etto e mezzo, un cucchiaio di zucchero, un cucchiaio di sale grosso, rosmarino fresco, 4 cucchiaie di olio extravergine di oliva, sale e pepe e infine la famosa sella di Mastro Dante, per la quale vi serve prosciutto della sella di Mastro Dante, che vi, insomma, vi servono 3 etti di questo meraviglioso affettato. Sì, io ho dato il quantitativo di 3 etti per far capire, però. No, è profumatissimo e poi ne parleremo appunto mentre vado a impastare. Allora, io faccio sempre una precisazione, sì, le ricette, quelle tipiche e soprattutto le ricette tradizionali, sì, hanno 1000 sfumature, 1000 appunto varianti. In questo caso faremo una focaccia barese bianca, perché la vera focaccia barese ha all'interno appoggiati, appunto fatti infossare, i pomodorini. Ah, okay. Questa invece è una focaccia bianca, sì, sempre comunque con la particolarità che all'interno c'è la patata lessata, certo, e c'è la semola. Ah, bene. Anche in questo caso ci sono 1000 varianti di più o meno rispetto a. Quindi, amici pugliesi, se avete delle ricette differenti da questa che abbiamo noi,
vi prego, fatemela conoscere, perché è bello, e poi provare e vedere appunto la differenza in base, certo, alle varie modifiche e personalizzazioni. Sì, ma per fare questo potete utilizzare naturalmente tutti i social possibili e immaginabili, tanto ci trovate in maniera molto molto facile. Potrà essere carino quindi avere, non so, il signor Antonio piuttosto che la signora Luigina, vabbè, primo nome che mi è venuto in mente, con le loro varianti di cui stavi parlando. Sì, esattamente. Abbiamo già lessato le patate. Bravissima, che è un quantitativo di circa 150 grammi, poi insomma anche se è un filino in più, sì, può solo rendere morbida appunto la focaccia. Anche, sì. Non deve essere particolarmente proprio fredda fredda, ma ancora leggermente tiepida. Tiepida. L'importante è che non sia, perfetto, bollente, perché altrimenti mi va a inibire, non portarmi via questo, a inibire la potenza del lievito. Ah, okay? Inibisce la potenza del lievito? Il calore. Il troppo caldo... Okay. Corre questo, quindi sì, quando vai a rifarlo mi raccomando non deve essere troppo caldo. Benissimo, grazie, okay? Chef. Allora, adesso dopodiché posso portar via? Adesso si, grazie, porta via. Allora, non mi fa mescolare in ordine, cioè, che cosa, allora io ho una cosa da fare, togli le foglioline da questo. Allora vado ad aggiungere qui? Sì, proprio senza il legnetto, metti qua, mettiti qua tranquilla. E allora ho aggiunto la farina, vado ad aggiungere la semola, sì, in questo caso, sì, e lo zucchero, sì, ok? Mm-hmm. Aspetta, perché con la temperatura appunto del nostro studio si è un po' cristallizzato. Ok. E comincio, perché ha visto te. Esatto, non volevo scendere. Allora, dopodiché vado a fare un primo impasto, una prima mescolata. Sì. E vado a sciogliere parte dell'acqua dei 400, certo, insieme al lievito. Parte significa mezzo? Basta poco, ma no, poco, anche meno. Basta proprio mezzo bicchiere, uh-huh, e questa mi dà la possibilità appunto di andarlo a sciogliere. Potremmo anche evitare di fare questo passaggio, però riusciamo magari a essere più precisi nel distribuirlo, ok? In che senso potremmo evitare di fare questo passaggio? Possiamo mettere direttamente in cubetto, perché poi con l'azione appunto, okay, meccanica della planetaria, certo, appunto mi va... Ce la fa ad amalgamare tutto? Assolutamente sì. Benissimo. Però insomma, visto che ci sono, perché sì, dobbiamo coprire questa 40 minuti di ricetta, esatto. Quindi aspettiamo un attimino. Allora, volevo fare una precisazione, sì, di questo meraviglioso prodotto appunto Norcino, sì, perché appunto è umbro. Me l'ha fatto conoscere mio figlio, perché lavora appunto al Banco chi? Salume. Ah, Andrea. Ciao Andrea. È bravissimo, perché appunto è amato dalle Cori nonnine. No, che vanno a fare la spesa. Sì, sì, è proprio amatissimo. E praticamente mi ha detto: mamma, devi assaggiare questo prodotto. Praticamente è un prosciutto crudo, sì, che viene marinato appunto in vasca con l'aceto balsamico, sì, e ha una salatura, una specie di crosta esterna con pepe verde e pepe rosa. Quindi ah, anche, però vedi che è bello magro, è okay, molto saporito e ha la forma quasi di un prosciutto, di uno speck. Davvero? Sì. Fantastico. Ma questo Mastro Dante è quello che ha inventato probabilmente questo tipo di preparato? Non lo so. Boh. Allora, ho aggiunto il latte, scusami, sì, il lievito con, sì, il appunto con l'acqua. Uh-huh. Aggiungo circa 4 cucchiai di olio. Ok. Extravergine d'oliva. Sì. Buono, di prima qualità e, sì, non troppo fruttato. Ma quindi... voi avete notato che non ci stanchiamo mai di dire buono, extravergine, buono. Ma noi non siamo di parte. No, figuriamoci. No. Allora, ma veramente per la qualità siamo di parte. Esatto. Ci mancherebbe. Allora, aggiunto appunto l'olio, sì, vado ad aggiungere anche il sale. Sì. Circa 2 cucchiaini più o meno. Ok. Okay, sale fino per l'impasto, mm-hmm, perché poi avremo il sale grosso che ci va a copertura. Perfetto. Quindi il sale sempre comunque distante, lontano dal lievito. Perché il sale sempre lontano dal lievito, perché mi va a inibire l'azione lievitante. Ok. Allora, aggiunto tutto il resto dell'acqua, poi regolatevi, perché in base all'umidità della patata e sicuramente all'umidità delle farine, regoliamoci con l'acqua. Io sono curiosa di vedere che cosa viene fuori, perché così ancora non capisco che cosa tu abbia in mente, però una focaccia. Mi piace lo stesso. Tesoro. No, è che mi piace sta cosa, poi verrà fuori una focaccia che, come avete sentito, a differenza della classica,
con i pomodorini integrati, giusto? Sì, la faremo bianca, la faremo con bianca. Rosmarino e il... Okay. E il sale grosso. Senti, cioè, mi ha detto tanto di salutarti un tuo amico. Andavate a scuola assieme, facevate le elementari, Catone. Ah. Ha detto di salutarti tanto, che è un po' che non ti vede. Ha detto, probabilmente va sempre in giro col solito lì che se la tira Plinio il Vecchio. Ok, e parliamo della focaccia che, per quanto riguarda le origini, potrebbero essere attribuibili addirittura agli antichi fenici. Un impasto di miglio, orzo, acqua e sale che il tuo amico Catone nel secondo secolo avanti Cristo raccontava come un impasto di forma rotonda cotto su pietra con olio d'oliva, spezie, ma ci metteva anche il miele lui, eh? Cioè lui parlava del miele anche. Beh, con la focaccia. Ci si può mettere il miele come anche il miele, ma come anche il malto. Ah, che poi molto. Insomma, esatto, il malto che più o meno insomma come alla stessa azione, dolcezza, sì. Giusto? Ecco. Sì. Tracce di convivialità legata alla focaccia si trovano anche tra i cartaginesi e i greci, ma lì è stato dopo che tu hai conosciuto Catone, sei andata, perché ha girato tanto Elenia, che vi devo dire, la sua esperienza, secoli e secoli di storia alle spalle. E dalla Grecia all'antica Roma, il passo è breve, dove praticamente scopriamo che la focaccia veniva offerta agli dèi. Capisci? Per poi balzare all'epoca rinascimentale e scoprire che veniva consumata insieme al vino nei banchetti di nozze. Che bello! Adesso dobbiamo lavorarla, noi abbiamo fatto semplicemente il primo, sì, impasto, e adesso come lavora la forza della mano appunto per gli impasti, certo, perché già il calore e tutto non ti dà... Non c'è altro che no, possa farlo allo, no, stesso modo. Allora, io vorrei attirare la vostra attenzione, poi continuo a parlare della focaccia, ma mi sembra un passaggio molto importante questo, no Ilenia? Allora, io naturalmente ho infarinato... Sì. Eccoci qua, vado ad aggiungere, okay, questo. Mi tengo sempre il mio tarocco, che è appunto una spatolina che, esatto, si utilizza per andare appunto a impastare o a raccogliere più che altro. E la cosa che io faccio sempre è quella di, piuttosto di aggiungere più farina, esatto, vado a oliarmi, esatto, appunto le mani. Quindi le mani di olio, esatto, in modo che l'impasto non si attacchi. Esatto. E vado adesso a lavorarla bene con l'aiuto del tarocco, esatto, con delle mani. Com'è, questo mi serve solo per pulire. Com'è cambiato l'uso di questo termine? Perché? Tarocco, perché tarocco di solito si dice di cosa che assolutamente non è originale, un raschietto, non è originale, però tarocco mi piace tantissimo. E adesso vado praticamente a rendere elastica la parte appunto del glutine, sì, quindi vado a stirare e vado a impastare in questo modo. Ecco, sai, okay, che anch'io faccio così di solito, Sì? Sì, sì, proprio le stesse movenze. A me per esempio non si attacca? No? No, mai, assolutamente. Perché questo è un impasto molto idratato praticamente, quindi vedi com'è morbido. Certo. Adesso, dopo averlo lavorato per circa 5-10 minuti, lo stendiamo appunto sulla placca del forno, passo, semplicemente oliata e, okay, non con carta forno. L'hai già fatto? No, adesso lo faccio. L'ideale, sai quale sarebbe? Sì. Avere le teglie di ferro. Davvero? Sì, è tutta un'altra cosa. Non attacca alla crosticina, restano belle croccanti. Bisognerebbe procurarsele, penso, no? Sì, diciamo che è un po' più difficile, insomma, da avere per i forni, sì, quelli, sì, tradizionali. Poi ti do una mano intanto, mettiamo un po' d'olio. Sì. Cosa dici? Mai. Okay. Se non hai altro da raccontarci, no, ho altro da raccontare, ma ti vedo che hai bisogno di un aiuto, io volentieri ti do. Mettimi un goccino di olio. Guarda. Ecco qua. E adesso lavoriamo un altro po'. Perfetto. Allora, pensate le nonne che le fanno sempre a mano senza aiuto di planetarie. Sono bravissime, sono proprio brave. Ecco qua. No, allora questa, come dicevo, ha lo stesso procedimento della focaccia, quella chiamiamola tradizionale con i pomodorini. Certo. Si fanno appunto dei bei solchi, degli belli incavi, dove appunto poi andranno depositati i nostri adagiati. Quasi affogati, sì, i nostri pomodorini. Affogati i pomodorini, mi piace, brutta cosa. Far affogare il pomodorino è sempre molto divertente. Allora, sono già passati circa 10 minuti, perché appunto il nostro tempo è sempre abbastanza ingannevole. E vado appunto a stenderla. A stendere la nostra cosa, la nostra focaccina. Sì. Che poi, quando è stesa tutto quanto, va in fatta forno, va fatta lievitare.
Dillo tua. L'ha fatta lievitare per circa un'ora a temperatura ambiente, con la, magari in forno con la luce accesa, dopodiché la togliete, portate il forno statico a 200 gradi e zoom, per 30 minuti la cuocete. A posto? Va cuota. No, benissimo, più che altro perché io adesso devo andare in salottino. Adesso vengo a interromperti. Perché abbiamo l'autrice della dieta dei mestieri che oggi ci parla delle cime di rapa. Che più o meno come zona. Non capisci come una rapa. Sì, ma la cima è la cima però. Ah. Ci troviamo tra poco. Portate pazienza, oggi va così. Evviva i broccoletti di rapa, potremmo intitolare così la puntatina oggi con la nostra giornalista e scrittrice Eleonora Buratti della Dieta dei Mestieri. Elegante come sempre, Eleonora. Buongiorno Cristina. Ciao tesoro, ben arrivata. Broccoletti di rapa o cime di rapa, da cui si possono poi fare appunto le cime di rapa. Esatto. Valori nutritivi a chi vengono consigliati da te o dal dottor Carlo Giolo? Da dove arrivano? Da dove arrivano, esatto. Vabbè, dunque i broccoletti, si chiamano anche broccoletti, noi li chiamiamo per lo più cime di rapa. I broccoletti è la parte interna, l'infiorescenza che sta all'interno, viene chiamata anche friarielli. Che sono meravigliosi. Che sono meravigliosi, sono nella zona nel napoletano, infatti iniziano a coltivarsi proprio lì nel 1500. Anche qui una lunga storia alle spalle. Sì, hanno questa lunga storia che però pare sia, diciamo, tutta italiana, nel senso che sì, arrivano dall'Oriente, però se abbiamo cominciato a coltivarli noi nel 1500 ce ne siamo appropriati sì, perché poi dalla zona del napoletano è passata tutta la pianura padana, poi li abbiamo anche esportati. Addirittura? Sì, con i nostri migranti che sono andati in America, in Australia, poi... Questa volta abbiamo portato noi i broccoletti. Si mangia quindi la parte dell'infiorescenza, tutte le foglie che sono attorno, diciamo quelle più morbide, certo. quelle più tenerine, e si può cucinare in vari modi. Adesso noi è molto buona abbinata con l'aglio, sì. Quindi con tanto aglio saltata in padella così. Che cos'è che ce la fa diventare quelli che noi chiamiamo i congenial food, che ci possono aiutare a migliorare la salute dei lavoratori? Il fatto che sia la più ricca in assoluto di vitamina K, che assieme alla vitamina A, che contiene anche in buona quantità, diventa un ottimo cicatrizzante. Ah. Eh sì, perché pare appunto che abbia questa capacità di aumentare appunto l'effetto. Quindi tu lo suggeriresti a chi, parlando di mestieri, esatto, hai capito un po' qual è la logica, a tutti quelli che corrono il rischio di ferite da taglio, che possono essere i cuochi, i sottocuochi, i banconieri, i macellai. Ma anche le mamme, i papà che cucinano. Certo, le mamme, i papà che cucinano, tutti quelli che hanno a che fare con arnesi, che possono insomma procurare delle piccole... Esatto, il friariello aiuta con delle piccole ferite, chiaramente parliamo di ferite irrisorie. Ordinaria amministrazione, chiamiamo. Sì, 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 di ordinaria amministrazione. Sì, hanno anche altre caratteristiche, però a noi piace soprattutto valorizzare, diciamo, la parte, cioè quella caratteristica predominante dell'ortaggio. In questo caso si tratta di un ortaggio che viene considerato appunto un ortaggio tutto italiano, proprio per questo fatto che vengono anche esportati. Tant'è che io non ricordo di aver mangiato cime di rapa da nessun'altra parte, se non in Italia. È vero, assolutamente. Cioè, non ho viaggiato tantissimo, però non... Beh, se viaggiano, vengono esportati da chi va all'estero, ma sotto forma di cosa? Vanno in vasetto, sott'olio, di solito, già, no? già sbollentate. E quindi immaginate, quindi orecchiette con le cime di rapa, la pizza con i friarielli, ma l'avete mai mangiata la pizza con i friarielli? Sì, è buonissima. Fantastica. Una cosa, è molto importante consumarle subito appena si portano a casa dal mercato, perché deperiscono molto velocemente. Grazie per questo suggerimento a Eleonora Buratti, naturalmente ricordatevi la dieta dei mestieri, buon lavoro e buon lavoro anche a noi, perché adesso devo dare una mano alla nostra Ilenia.
Allora noi naturalmente per esigenze di TV, copione. Esatto, di copione, abbiamo fatto lievitare velocissimamente la nostra focaccia, che si presenterà così, insomma ovviamente non c'era il tempo, ne avevamo già preparata una, questa l'ho fatta io, poi faremo la gara con quella che ha messo in forno Ilenia per vedere quale delle due è la migliore, ma come vedete insomma, non c'è paragone. Non c'è storia, assolutamente, invece c'è una storia molto carina legata appunto alla focaccia, la storia che di Davide simpatica. E Golia. Davide e Golia, no? Praticamente i piccoli contro i grandi colossi, perché la leggenda della focaccia barese deve la sua popolarità negli anni recenti grazie a una storia vera, da cui è stato anche tratto il film Focaccia Blues che insomma non ha vinto nessun Oscar, però la storia meritava, che ricorda appunto, come dicevo, la battaglia tra Davide e il gigante Golia, perché qualche anno fa questa notizia ha fatto poi il giro del mondo ed è stata pubblicata addirittura sul New York Times, e parla del colosso americano McDonald's che apre un fast food nel piccolo comune di Altamura. Ma io dico, perché pare che nasca probabilmente lì la focaccia, no? E nella stessa strada dove c'era un panettiere che vendeva la sua famosa focaccia del sud, tra l'altro molto rinomata, la gente, il negozio era sempre pieno perché la focaccia era molto buona. E cosa fa questo piccolo panettiere? Proprio come Davide contro il colosso, fa chiudere i battenti a McDonald's, umiliando McDonald's e costringendolo alla fuga. Perché? Perché l'unicità dei sapori vince sulla riproducibilità del menù. Detto questo, ragazzi, che altro vi posso dire? Evviva le eccellenze italiane! Chi vuole aprire un fast food da quelle zone? Sì. Assolutamente no, a meno che non sia il fast food, quello sai che prepariamo noi di cose buone così da mangiare per strada. Detto questo, attenzione, perché abbiamo l'abbinamento che incombe con il vino. Per fare questo ci sono gli amici di Ice Veneto. A tra poco. Vuoi un pezzettino? Sì. Buongiorno. Eccoci. Buongiorno. Ciao Ilenia, buongiorno. Fragranza di focaccia barese con questo prosciutto. Allora, grande aromaticità. Ho cercato anche dei profumi. Dove li troviamo i profumi? Li troviamo in montagna, perché dove c'è sbalzo termico tra giorno e la notte riusciamo ad avere una ricchezza dal punto di vista aromatico. Quindi siamo andati in Trentino, nella Val di Cembra, azienda Mezza Corona, e il vino è un Müller Thurgau. Un nome un po' strano, diffuso in Ungheria, in Germania, in Austria e anche, perché no, in Italia, soprattutto nel Trentino. Quindi un vino che ha un bellissimo colore paglierino, però ha dei riflessi già verdolini, vedi? Quindi denota freschezza. No, infatti volevo capire se certo. Lo ricordavi. Lo so che mi metti alla prova. Sempre, anche sbagliando. Sbagliando poi si impara anche. Certo. Allora, il movimento è di media consistenza sul calice, ma vediamo soprattutto l'impatto olfattivo, che cosa ci vuole regalare. Ecco che i ricordi sono vegetali, quasi muschiati, il frutto diventa quasi un frutto esotico e soprattutto l'impatto, come dire, la verticalità di questi profumi è decisamente importante. Sì. Ecco perché parlavo del vino di montagna, proprio perché c'è una ricchezza dal punto di vista aromatico importante. Proviamo ad assaggiarlo. Sì. È naturalmente secco, la nota vegetale ritorna, il retroalfatto ci riporta anche su sensazioni quasi di erbe aromatiche, lasciandoci un finale piacevolmente sapido. Quindi giochiamo un po' di salvia. Quindi giochiamo su queste note aromatiche anche per accompagnare così l'aromaticità del prosciutto crudo. E la dolcezza, e questa pietanza, e questa tendenza dolce, certo. Quindi speriamo di averci azzeccato un'altra volta. Ma sicuramente, vuoi sbagliare, no? Cin cin. Noi sempre e comunque. Salute. A tra poco.
non per vantarci, cari Golden Chef, ma i nostri salottini a Due Chiacchiere in Cucina sono sempre molto interessanti. Anche oggi abbiamo un ospite eccellente. Vi presento il dottor Angelo Boccato, psicologo del lavoro, docente a contratto dell'Università di Padova, sempre parliamo di psicologia, e giornalista. Benvenuto Angelo. Grazie, grazie. Ecco, parliamo di lavoro con te, nota dolente, tempi difficili per trovare lavoro, c'è chi perde lavoro, eccetera, ma i mezzi per, diciamo, piazzarsi ci sono, e tu di questo poi ti occupi. Oggi ci focalizziamo sui giovanissimi, i vostri figli, no? Sì, i figli che 19enni, 20enni, 25enni, spesso poi sentiamo parlare dei NEET, hanno delle difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro. Giustamente dicevi, ci sono delle regole, ci sono delle tecniche per la ricerca del lavoro, ed è il problema è che spesso non ce le insegna nessuno. Nessuno li insegna, i ragazzi sì, non li sanno, eccetera. Esatto. E quindi è fondamentale che i ragazzi sappiano, così, e qui in sintesi cercherò di raccontarveli, le regole fondamentali per la ricerca del lavoro. Innanzitutto devono in qualche modo capitalizzare tutte le esperienze che hanno fatto. Ok. Pensa a scuola alternanza lavoro, pensa magari ai primi lavori per chi magari studia all'università e fa delle piccole esperienze. E devono saperli presentare in tutto quello che è la cura della comunicazione. Certamente. Per cui un curriculum vitae senza errori. Esattamente, possibilmente, insomma. Sì, 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 ecco. Una lettera di presentazione scritta, certo, diciamo, non come il celebre film Totò e Peppino, ecco, diciamo, perché capita anche... Mi è capitato una volta, sì, serio? Vengo con questa mia a dirle, non era scritto a dirle tutto attaccato. Citiamo, diciamo, quell'opera d'arte. Una bella figura se si deve presentare, sì, no? Assolutamente, ecco. Sì. Soprattutto perché poi questi sono strumenti, esatto, che tu prepari a casa, certo, per cui se su quelli commetti errori vengono visti da parte di chi seleziona come... Sì, non è un bel biglietto da visita. Esatto, come comunque delle cose abbastanza pesanti nell'ambito della valutazione. E parliamo anche velocemente, magari, poi non so se ci troveremo magari più avanti, di quelli che vengono chiamati i lavoretti. Esatto, che è un termine molto utilizzato, io non lo amo particolarmente, perché se io uso il termine lavoretto già sto denigrando in qualche modo, sto sminuendo quello che io sto facendo. Che sta facendo il ragazzo o la ragazza. Allora, c'è una regola, sì, che è questa. Lavoro come definizione e quindi come principio. Lavoro è qualsiasi attività dalla quale io faccio mia, a prescindere da quanto è durata, una settimana, sì, un mese, un anno, una, sì, vita, o dall'essere stati pagati tanto in poco, sì, o poco, io da questa faccio mia uno o più competenze che se poi mi vengono richieste nel futuro, io queste in qualche modo posso replicarle. Certamente. Quindi la variabile è che cosa ho imparato dal lavoro, non quanto è durato o... Per cui il pony pizza, senza esagerare, però un po' la gestione dei tempi nella logistica dei trasporti, sì, l'animatore nei centri estivi, sì, bambini di 5 anni, 10 anni, 15 anni, 30 bambini, 40 bambini, lavorare in gruppo e potremmo andare avanti, chi dà ripetizioni private, conosce la materia, saperla comunicare, certamente, gestire i tempi, sì, per... Sono tutte delle competenze tecniche, delle professionalità, e trasversali, esatto, trasversali in alcuni casi, cioè a dire applicabili anche in altri contesti lavorativi, per cui non è detto che se cambia l'oggetto del lavoro, quello non sia spendibile. Quindi, insomma, non va bene utilizzare la parola lavoretto come fosse denigratoria. No. Breve esperienza lavorativa, okay, possiamo chiamarla. E per concludere vorrei, visto che il tempo è poco, che ci parlassi della web reputation proprio nel giro di pochi secondi, visto sempre che se più, ne parla molto. Sempre più i selezionatori la considerano molto importante, navigano, sì, guardano Facebook, guardano LinkedIn, se i profili sono aperti, consiglio anche qui, certo, punto uno, utilizzarlo, diciamo, magari inserendo... Parlo di Facebook, per esempio, inserendo magari un convegno a cui ho partecipato, un libro che ho letto, eccetera, okay, e invece su LinkedIn curarlo esattamente come dicevo prima, curarlo come un... Perché buon curriculum. I datori di lavoro adesso vanno a vedere i social. Giusto? Iniziano a guardare i social. Io ringrazio il dottor Angelo Boccato, e buon lavoro, e noi, grazie, torniamo in cucina. Ho tanto scherzato prima col coniglio che temo quando sarà il momento di dare gli ingredienti che mi scapperà di parlare di coniglio, ma no. Li dai subito? È uno scherzo, sì. Parleremo di pollo, grazie Ilenia. Secondo piatto di oggi, ricetta ovviamente la nostra grande chef Ilenia Bazzacco, il pollo speziato croccante. Per questo vi servono 4 cosce di pollo e 4 sovracosce di pollo. Invece per la marinatura, e qui insomma ci sono svariati ingredienti ma non
vi preoccupate, poi vi spiego il perché non dovete farlo. Prendete paprika affumicata, paprika forte, peperoncino in polvere, curry in polvere, prezzemolo, rosmarino, due scalogni, salvia, olio extravergine di oliva e sale. Stavo dicendo, niente paura, mai in nessuna puntata di Due Chiacchiere in Cucina, se per caso vi sembra che io sia troppo veloce nella lettura degli ingredienti, perché quello è il momento in cui potete andare con comodo su www.settegoldtelepadova.tv e andarvi a beccare non solo gli ingredienti, ma anche quella che è la preparazione, la procedura di preparazione della ricetta. Esatto. Oh, intanto come stai, Ilenia? Bene. Tutto a posto? Sì, sì. Benissimo. Sì, sì. Stavo pensando alla focaccia di prima con quel... Lascia stare, mamma mia, che buona quell'affettato. Ma lo sai, noi abbiamo Mastrodante. Sì, l'altra ce l'abbiamo in forno, sì. No? Per, giusto per sì, non ovviamente. Farci mancare nulla. Certo. E secondo me anche con questo pollo poi si può accompagnare bene. Ah, perché ci sarà un sughino, tu dici, che invita, evidentemente. Sì, sì. Sì. Okay. Allora, adesso vado a fare la marinatura. Sì. Allora, io consiglio, se volete rifare questa ricetta, di prepararla in anticipo, la marinatura, ossia che fare... tempo. Esattamente, perché le marinature hanno bisogno di poter lavorare certo. con la carne. Certo. E quindi io vi consiglio di fare la preparazione alla sera. Mettetela a riposare. Posare in frigorifero coperta da una pellicola tutta la notte, sì. e ma anche il giorno, tanto comunque è un metodo di conservazione, certo. e poi potete cucinarla o a mezzogiorno, meglio ancora la sera. Questo perché? Perché la carne risulterà più morbida e assorbirà più che altro sapori. Più saporita. Ok, perfetto. Esatto. Allora, dicevamo, cominciamo. Paprika forte. Questo è il curry. Il curry io non ho assolutamente indicato i quantitativi per sì? quanto riguarda le spezie. Certo. Perché poi ognuno troverà la sua marinatura, la sua dose. A me piace di più il curry, a te di più la paprika. Certo. Quindi lavorate un po', fate degli esperimenti. Ah, quindi è influente che io magari metta più di una spezia piuttosto che di un'altra. Sì. Perché è personale. È personale, soggettivo. Ok, come okay. soggettiva anche la parte appunto piccante. Sì. Se non amate la speziatura della paprika forte, utilizzate colori, una dolce. Però, guardate. Allora, questa è paprika affumicata sì. e con questa a me piace abbondare perché dà sì, quel sapore di esatto, affumicato che è la esatto, fine del esatto. mondo. Allora, peperoncino, andiamo un po' con calma. Non tanto perché la debba mangiare io, ma perché la devono mangiare un po' in generale, un po' tutto lo studio, magari certo. c'è chi non ama appunto il piccante. Va bene. Dopodiché il prezzemolo è già lavato, vado a inserirlo così a foglie. Certo. E poi io ti chiedo il sale. Sì. Fare il sale fino? Sale fino, assolutamente sì. Metterò dei rametti di rosmarino, abbonda un po' perché il pollo è tanto. Così va bene? Sì, un altro pochino va. Ok. Ok, basta. Perché sennò mi dice, lo paghi tu? Così esatto. mi dice lei, eh? E mettiamo appunto la salvia, tutto a pezzi sì. grossolani, sì. cioè uniti in questo certo. modo, perché appunto abbiamo bisogno di trasferire il sapore come quello. Questo letto, simpatico. E adesso mi serve l'olio. Ma va! Oggi mi fai lavorare, vero? Non male. Però me lo verso io perché ne abbiamo bisogno appunto abbastanza, anzi... No, guarda, davvero, ce n'è ancora. Ce n'è no, ancora. No, basta, basta questo. Sicura? Sì, sì. Però, insomma, siccome la marinatura... C'è una cosa che non manca in questa cucina, proprio l'olio, ragazzi. Brava. È una marinatura questa, certo. quindi l'olio deve abbondare. Sì. Anche perché poi si ritirerà. Mamma, che spettacolo. Allora, frusta. Sì. Andiamo a sciogliere bene le spezie, ma soprattutto il sale. Dopodiché vado a inserire i miei pezzi di carne, io ho scelto due pezzi di coscia con la relativa sovraccoscia e due sovraccosce certo. intere, ok? Bene. Se voi volete avere pezzi più piccoli potete andare a incidere e fare appunto semplicemente coscetta, quindi la coscia quindi di pollo con la coscia con dal sovrappollo. Perfetto. Sì, dalla sovraccoscia. Perfetto. Adesso cerchiamo appunto di essere il più possibile omogenei nella marinatura. Ok. Pensate, il giorno dopo assumerà sicuramente soprattutto un buonissimo sapore, ma il colore... Ma anche la colorazione, perché con la paprika, figuriamoci. Sì. Dopodiché va coperta con la pellicola e lasciata sì. appunto in frigorifero, la cosa fondamentale. Può stare tranquillamente tutta la notte e il giorno dopo, come dicevi tu prima, sì. no? Sì, non no. esageriamo con le tempistiche, certo. Perché altrimenti sì, ci ritroviamo... Sì, dopo una settimana di come buttarlo così com'è, insomma, no? Sì, diciamo cosa che ti dici? Viene... Proprio lui esce e ti dice, sono marinato. Bussa,
dentro al frigo, dice io sarei anche pronto, poi vedi tu. Esatto. Okay. Ah, proprio fai in modo che tutte le verdurine praticamente avvolgano i pezzi di pollo. Così. Vedete com'è bello? Questo poi possiamo decidere di mangiarlo così semplice, in maniera appunto, chiamiamola come pasto unico, abbinandolo magari a del riso. E magari alla focaccia, come dicevi. Allora, questo è il passaggio. Questo è quello che succede dopo un giorno, perfetto, dopo la marinatura. Vedi? Fantastico. Guarda. Io adesso ho due parti semplicemente, certo, però servono per far vedere appunto, come giustamente dicevi tu, a quanto serva una buona marinatura. Di conseguenza, bello il colore. E io adesso vado a rosolarlo per prima cosa e dopo vado a cuocerlo a fuoco lento con le spezie. Mm-hmm. Dopodiché l'ultima parte di cottura andremo a farla appunto in maniera abbastanza violenta con un padellino, proprio per rendere la pellicina croccante. Certamente, ecco qui il titolo della nostra ricetta, pollo speziato croccante. Esatto. Scusami, ma è una mia impressione o questa marinatura si è anche addensata nel frattempo? Beh sì, anche perché l'olio in frigorifero comunque tende ad addensarsi. Ma quindi... che non so, le spezie possono aver fatto tipo la farina? Assolutamente no. L'effetto frigorifero. Okay. Sai che io non sapevo che la paprika fosse una spezia ottenuta dalla macinazione di diverse varietà di peperoni? Sì. Io pensavo nascesse così. Esistono le bacche di paprika, penso un po', cosa so io di cucina. E ovviamente peperoni che una volta raccolti vengono lavati, essiccati e successivamente privati dei semi e dei filamenti bianchi che li rivestono, perché sono quelli che non andrebbero tolti sempre, a prescindere, insomma. E per poi essere finalmente macinati. Dimmi, amore. No, niente. Ah no, pensavo volessi parlare del... sto aspettando. Lo stai intanto facendo andare lento? Rosolare, cioè lo sto sigillando, dopo lo giro, fuori. Poco alto e poi vado ad aggiungere la marinatura. Che va messa poi alla fine? Allora, io adesso sto rosolando. Sì. Rosolate entrambe le parti, sì. Aggiungerò la marinatura, abbasso la temperatura e la faccio cuocere al cuore. Meraviglioso, occhio che salta via tutto. Oh, per la realizzazione della paprika piccante, a differenza di quello che accade per quella dolce, la polpa del peperone viene macinata insieme ai semi. E beh, lì parte, diventi grisù praticamente. Poi, se usi un esatto, che grazie alla capsaicina, che insomma spesso e volentieri abbiamo nominato, che Golden Chef, sprigionano appunto il gusto piccante. Oh, io dimmi se mi devo fermare. No, vai. Perché c'è un po' di storia interessante legata alla paprika, che è legata agli indiani pelle rossa e fu portata in Spagna da Cristoforo Colombo, appunto, la paprika. Successivamente fu portata in Asia Minore e nel XVII secolo i turchi portarono con sé le piante quando occuparono l'Ungheria, o più probabilmente furono le popolazioni balcaniche che scappavano dall'occupazione turca a importarla nelle città meridionali dell'Ungheria. Venne praticamente di uso comune dopo che i fratelli Palfi a Seghedino in Ungheria, addirittura sono annotazioni storiche, impararono a produrla alla fine del XVIII secolo. Pensa alla paprika quanta strada ha fatto. È partita non è una spezia che noi amiamo particolarmente, perché più che altro appunto sì, le zone dell'est, esatto, che viene utilizzata per il goulash, per dire. Esatto. Però io la uso sempre. Ma stiamo cominciando però ad avere, secondo me, un atteggiamento un periodo diverso, un'apertura mentale migliore per quanto riguarda l'utilizzo delle spezie in cucina. Perché anche la paprika, adesso ci sono delle spezie che fanno anche bene, oltre che essere belle visivamente. Per noi la spezia è sale e pepe. Esatto, noi conosciamo solo quello, ma basta. Pian pianino insomma anche il nostro orizzonte si sta allargando. Io dico sempre che si può cucinare con le spezie in maniera ottimale, abbinando spezie e erbe aromatiche riesci ad avere una cucina meravigliosa, quindi perché non utilizzarle? Si riduce l'uso del sale, certo, e quindi si riesce a dare un gusto maggiore. Infatti date retta a Ilenia, perché questa cosa per esempio della riduzione dell'uso del sale grazie alle spezie è una cosa che vi ripeto spesso e volentieri. Sì. Invece c'è una cosa incredibile, al tempo della dominazione turca, parliamo del XVI-XVII secolo, risalirebbe questo, secondo le credenze popolari, per il suo utilizzo come rimedio contro la malaria.
Addirittura, vedi che sono antibiotici. Ho ragione quando dico sì, perché si sono persi per strada. Queste cose non sono più state utilizzate ed è veramente un peccato. Ogni tanto, puc, è come l'aglio che è un antisettico, un antibiotico. Brava, quindi c'è, soprattutto nelle zone, appunto, India, quei posti appunto dove le infezioni sono all'ordine del giorno, bravissima, utilizzano le spezie come disinfettante. Ma anche la cipolla, per esempio, è un antibatterico naturale. Quindi prendete nota di tutte queste cose, perché non sono solamente buone e non solo permettono di preparare dei piatti proposti per esempio da Ilenia, che sono molto buoni e belli da presentare, ma hanno degli effetti per quanto benefici riguarda poi insomma il beneficio per la salute. E secondo la leggenda, invece, a noi le leggende piacciono tantissimo, c'era questa giovane contadina ungherese che sarà stata bellissima, perché le leggende sono tutte così, che vi devo dire, Ilenia? Alte, bionde. Esatto, era stata costretta con la forza a vivere nell'harem di un pascià turco a Buda e aveva spiato i giardinieri mentre coltivavano i peperoni, e una volta liberata di ritorno in Ungheria dopo la battaglia di Buda del 1686 ha diffuso alcune piante consentendo alle popolazioni dei villaggi locali di intraprendere la coltivazione della paprika. Hai capito? Sì, lei è scacciata, si è portata via tutto. La spia praticamente. Ma insomma, poveretta, ha fatto una vitaccia lì dentro, bella contadina ma prigioniera. Allora, noi invece non siamo prigionieri di niente. Siamo prigionieri del tempo che non ci danno e ci rubano sempre. E facciamo cuocere adesso, io abbasso la temperatura e magia, eccolo lì, faccio cambio. Guardate che cos'è, noi stiamo per andare, apri pure, eccolo qui. Però non è finito, perché devo fare la crosticina croccante. In attesa della crosticina andiamo in pubblicità, torniamo tra pochissimo. Eccoci qua, siamo tornate, ultima fase della ricetta, abbiamo la parte della croccantatura. Sì, della croccantatura. Croccanterrima, sì. del nostro pollo coniglio. Ah, che bello. Sai una cosa che ho scoperto anche della paprika? Che viene utilizzata per esempio negli zoo per dare il cibo ai fenicotteri, per dare, aumentare, accentuare il colore delle loro piume, del loro piumaggio. Stessa cosa che potremmo fare con te, da nera di capelli potresti diventare fucsia, rosa. Io ero diventata carota, ma mi hanno criticato. Sì? Carota? Sì. Io non ti ho vista mai carota. Perché mi hanno criticato. Ma che ti importa di quello che dicono gli altri, non so. Ecco qua, guardate la meraviglia in questo piatto. Adesso andrà aggiunto il fondo, che già così è bellissimo da vedere e che deve avere un sapore incredibile. Capisci adesso perché ci sta bene? E questo pollo speziato croccante. Ovviamente a un piatto così va abbinato un buon vino, ma solamente i nostri amici della Isveneto adesso potranno dirci quale vino. Beata te che lo bevi. Me la sono guadagnato, lo so. Eccoci qui. Con questo pollo speziato, non è che mi mandi a quel paese, perché so che le spezie, il piccante. Però mi ha fatto pensare un po', E ho dovuto andare un po' in giro per il mondo e mi sono fermato in Germania. Allora, qui il piatto ha curry, paprika, insomma un sacco di spezie, quindi ho voluto cercare un'esplosione dal punto di vista aromatico e anche speziato, se vogliamo, anche nel vino. Quindi, regione della Mosella, Saar, un vino che ha 650 anni di storia, una regione in cui tutti gli amanti del vino vanno a cercare il Riesling, perché di Riesling stiamo parlando, in questo caso in gioventù, quindi è una delle ultime annate, 2016, ma in realtà questi sono vini particolarmente longevi, possono arrivare anche a 10 anni, anche 15 anni, e qualche volta avere delle sensazioni legate a un minerale spinto che ci ricorda quasi l'idrocarburo, sembra una cosa bruttissima da dire. No, ma stavo pensando che il colore anche della bottiglia lo ricorda un vero? Po'. Ecco, vero. Allora, bellissimo questo paglierino, movimento nel calice denota anche in questo caso una media consistenza, ma ecco che è proprio la parte olfattiva che va a sottolineare grande personalità
del territorio, siamo nell'ansa proprio della, del fiume della Mosella, quindi che apporta la giusta umidità, terrazzamenti quasi da viticoltura eroica, e questa nota di frutta esotica, e nel fondo, se ci fai caso, ma ormai tu sei diventata bravissima, c'è la percezione anche di una sensazione proprio minerale che un po' di quella nota di idrocarburo ci racconta. Io l'ho sentita piccolissima. Comunque di grande complessità, un vino. Si può fare un investimento, dimenticare anche in cantina un vino così. Lo assaggiamo. Un vino importante però, Grande acidità al palato, quindi porterà grande pulizia. Allo stesso tempo, bellissima sensazione di avvolgenza. Sì. Per non parlare della progressione che è veramente lunga. Sì, soprattutto perché se non tagliamo adesso non terminiamo il nostro tagliamo, contributo, tagliamo. Appunto evviva. Ci tagliano. A dopo. Salute. Ricette buonissime anche oggi, e quando mai non è stato così, grazie a Ilenia Bazzacco, a Due Chiacchiere in Cucina. Fantastico, ricordate. E non è neanche il mio meglio, tra l'altro. Il più meglio. Ecco, diciamo, del ci mio si meglio. Si migliora sempre. Ecco, del mio meglio sicuramente sì. Ricordatevi www.settegoldtelepadova.tv, come vi spieghiamo tutti i giorni, per non perdervi quelli che sono i passaggi scritti delle ricette. Poi invece, se volete vedere proprio lo svolgimento della ricetta con tutta la puntata, che è ancora meglio, andate su YouTube o magari la pagina Facebook, visto che è il nostro Enrico. Twitter e anche Instagram. Esatto, Instagram anche quello. Non ci rimane che abbracciare tutti voi. Mi è finito il tempo come sempre. Tocca andare via. Vabbè, insomma, che posso dirvi? Sì. Buon caffè? No, perché anche io mangio la sovraccoscia. Va bene, un bacio a tutti. Ciao.